domanda su questi contratti. Sì, qual è? Ah, diciamo bene, diciamo, ancora il problema è che l'infortunio mi ha fatto stare 10 giorni fermo, quindi ho perso un po', diciamo, no, di strada, però dopo 45 minuti fatti domenica, diciamo, inizio mo adesso sta un po' meglio, quindi, però c'è bisogno ancora di tempo. Gli altri sono un passo in avanti perché avendo fatto 4 partite in più rispetto a me, 3 partite, scusa, quindi è normale che hanno già un po' di minutaggio in più, no? Però c'è tempo ancora. Per domani pensi di iniziare già dall'inizio? Ah, questo è una domanda che deve fare il mister, non lo so. Quindi è il mister che decide, comunque decide domani la formazione, il mister dobbiamo essere pronti a disposizione. Pronti già Sì, iniziare le comunque sì, potrei giocare. partite? Anche perché necessita di fare qualche Lo so, cioè, ci sta che dovremmo comunque cercare di vincere, considerando il fatto che comunque domenica affrontiamo di nuovo un'altra squadra che, a differenza nostra, ha come obiettivo vincere il campionato e quindi è composta da giocatori importanti, anche Catania. Non è facile, purtroppo noi lo so che tutti si aspettano la prima vittoria, come noi ce l'aspettiamo, però è giusto anche considerare il fatto che non è stato facile per noi, anche aver fatto questi 4 punti, diciamo, no? Queste partite può sembrare aver fatto poco, ma invece è tanto perché uno bisogna considerare il fatto che noi siamo partiti in ritardo, non conoscendoci, non conoscendo ancora, diciamo, cosa volesse l'allenatore, quindi è stata dura. Nonostante ciò, l'allenatore è stato bravo a far sì che tutto questo non si è visto in campo. Magari avendo giocato così bene in queste 3 partite, 4 partite, grazie comunque ripeto, all'allenatore, che non è facile allenare una squadra così dal nulla e giocare subito in campionato, allora ha fatto sì che, insomma, giustamente la gente adesso si aspetta, no? Qualcosa in più, giustamente, però non è facile. Noi adesso dobbiamo pensare a step, cioè, noi adesso innanzitutto dobbiamo superarsi 2 mesi prima possibile, che abbiamo una partita dietro l'altra, ma comunque lo step di questa squadra in questo momento è che dobbiamo raggiungere la salvezza. Poi, una volta raggiunta quella, si può pensare a fare a ben altro, cioè a cercare di entrare nei playoff, a cercare di entrare in una migliore posizione possibile nei playoff. Perché comunque adesso che succede? Adesso tanti addetti ai lavori sentono la Casertana, i nomi. Ma non è quello, cioè, ci possono essere i nomi, sì, ma bisogna capire pure da che cosa è partita la Casertana. Cioè, è partita da un grosso handicap, secondo me. E quindi non dobbiamo crearci delle aspettative, perché aspettative poi ci sono, se, se, zero aspettative, zero conseguenze. Quindi adesso non dobbiamo pensare a obiettivi. Io credo, e poi mi dà tutto, le squadre che ci affrontano giocano proprio su handicap della Casertana. Sanno che dopo il 60esimo, 70esimo, la Casertana fisiologicamente ha un calo fisico. Per forza, certo, infatti se notiamo, noi comunque nel secondo tempo, negli ultimi minuti specialmente, capita che le squadre sembra che ci mettono più sotto rispetto al primo tempo, ma è proprio una questione proprio fisica, perché non è facile giocare ogni 3 giorni, perché non ti alleni in pratica, cioè giochi la partita, sei affaticato il giorno dopo, poi c'è già la rifinitura e già rigiochi. Considerando il fatto che comunque io, Adriano, anche non eravamo disponibili e comunque tanti ragazzi hanno giocato tutte le partite, tutti i minuti, non avendo il cambio, cioè è stata una situazione molto più complessa di quello anche che sembra. Mirko, di solito le partite vengono analizzate, poi nella settimana successiva ci sono stati degli errori, sia a Potenza che a Latina, e domenica e mercoledì con Rimolo, però voi non avete questa possibilità, diciamo, logistica per poter affrontare questo tipo di allenamento anche più psicologico. Ecco, per superare questo gap che purtroppo c'è, della mancanza degli allenamenti e quindi anche di valutare eventuali errori, che cosa viene fatto in questi 2 giorni praticamente? Questi 2 giorni, innanzitutto, vabbè, l'allenatore ci ha fatto, insomma, ci ha messo, ci ha fatto capire dove sono stati gli errori commessi, ma il problema è che anche per lui in 2 giorni, ripeto, non è facile, perché il giorno dopo la partita, comunque quelli che hanno giocato devono fare scarico per forza, non puoi allenarti per allenare alcune cose che
magari durante un campionato normale può allenare. Quindi è normale. Adesso, secondo me, è una questione di mentalità, cioè dobbiamo essere, come stiamo facendo, un gruppo unito, compatto, sacrificarsi e cercare di superare al più presto sto periodo, per cercare poi dopo di mettere a posto alcune cose che adesso non si possono mettere a posto per una questione proprio di giorni di allenamento che non abbiamo. Quindi speriamo, insomma, è normale che poi vincere aiuta ancora di più mentalmente, ti aiuta tanto. È normale che dobbiamo essere ambiziosi. Questo non è questo discorso, non essere ambiziosi. Dobbiamo essere ambiziosi, ma allo stesso tempo essere consapevoli che è molto faticoso in questo momento fare ciò che dobbiamo fare. Quindi allora torniamo alla partita di domani. Parla di nomi del Catania, altra squadra con grandi nomi sicuramente, ma anche insomma, non è che abbia iniziato in una maniera proprio esaltata. Sicuramente il mister avrà parlato di questa squadra, è stata un po' illustrato un po' che sono le caratteristiche. Che idea ti sei fatto del Catania, come hai affrontato, dove colpire e dove sta il. Ma guarda, quella del Catania ci fa capire, insomma, quanto sia complicato questo campionato, no? Perché il Catania è partito dall'inizio, in ritiro, tutti insieme, con grandi giocatori, non sta ottenendo risultati, perché purtroppo è un campionato difficile. Questo non fa sì che far capire quanto sia difficile per noi, a differenza loro, poter raggiungere dei punti, no? Sicuramente è una squadra che in questo momento anche loro hanno bisogno di fare una vittoria, quindi noi dobbiamo stare belli attenti, quindi, cioè, sugli attenti, perché è una squadra fatta di nomi, di giocatori importanti e che vengono da un momento negativo e che sicuramente sono alla ricerca di fare punti in casa nostra, dove noi dobbiamo cercare invece di non farli fare, devono farli altrove questi punti. Quindi noi non ci rimane che ascoltare l'allenatore. Perché la nostra, diciamo, arma in più in questo momento è il nostro allenatore, che ha una competenza tale da poterci indicare quale sia la retta via, insomma. Che tipo di avversario ti aspetta in questo momento? È sicuramente un avversario che viene con un po' di. Cioè, nel senso, quando vivi questi momenti c'è, cioè, da una parte che devi forza vincere, perché sono piazze che sono esigenti, quindi potrebbe essere un'arma a doppio taglio, come potrebbero venire qua e andare magari a 3.000, magari, e poi invece magari mentalmente rischi che se ci vai sotto di subire. Quindi dobbiamo essere intelligenti e non stare là sul pezzo e non subire gol, no? I risultati della classifica in questo periodo, secondo me, non vanno guardati, sono d'accordo con gli altri, vanno guardati alla fine del mese di ottobre, per tirare una linea e vedere com'è la classifica, quanto lontano può arrivare questa classifica. Vanno guardati invece, secondo me, le prestazioni. E ti domando, c'è, in base a quello che è meraviglioso che si è visto in tragedia di partite, c'è dentro di voi la curiosità di scoprire quanto forti sarete nel momento in cui avrete risolto non tanto non solo i problemi condizionali, ma anche il discorso di riconoscenza reciproca e di organizzazione di gioco. Certo, no, ma infatti noi, ripeto, quando abbiamo fatto le prime prestazioni, nessuno si aspettava che già anche noi stessi potessimo comunque già esprimere un gioco e delle idee che ti ha dato l'allenatore in così poco tempo. E questo non fa sì che dire, caspita, allora quando staremo tutti a posto fisicamente, che le cose si inizierà a fare la settimana normale, che recupereremo un po' e che iniziamo a capire cosa vuole ancora di più, che l'allenatore ancora ci ha dato una minima parte, no? E quando ci darà ancora altre indicazioni, cosa possiamo fare? E quello è normale, infatti è quello sì che ci ha dato la motivazione ancora di più di andare avanti su questa strada. È proprio le prestazioni che abbiamo fatto che ci hanno dato ancora più convinzione in ciò che dobbiamo fare. Speriamo, insomma, questo è un discorso che potremo, insomma, poi verso, nove, verso dicembre dire cosa. Perché c'è un'immagine della scorsa stagione che io non difficilmente dimentico. Mister Cangelosi arrivò alla Gazzetta in un momento in cui la squadra era completamente allo sbando, non c'era nulla. Arrivò di lunedì, ma insomma all'inizio della settimana, il giovedì, la squadra fece una amichevole con una squadra di categoria inferiore ed aveva già cambiato completamente molto. Ci descrivi questa capacità di Mister Cangelosi di
essere così bravo nel dare subito tutta la squadra. Mister, c'è sta dote qua, insomma, che riesce subito a inculcarti il ciò che vuole fare, non mettendoti grosse, insomma, pressioni mentali, con una grande serenità. E poi ripeto, è bravo ad insegnarti le sue idee di gioco in breve, insomma, brevemente, cioè rispetto magari ad altri allenatori che magari ci mettono un po' più di tempo ad insegnarti le loro idee di gioco, lui riesce con poco tempo a disposizione. Purtroppo non avete potuto fare insieme voi, c'è una difficoltà nella fase di conoscenza reciproca dovuta a questo, oppure insomma anche tu sta crescendo bene, sta consolidando. No, adesso è come se in pratica siamo a fine ritiro. Cioè, noi adesso è finito il ritiro e stiamo ricominciando, quindi adesso ci siamo conosciuti un po' tutti, siamo veramente un grande gruppo perché è fatto tutti di gente innanzitutto che si è rimessa in gioco, no? Vuole dimostrare un qualcosa, sono tutti bravi ragazzi che vanno dietro l'allenatore, che è la cosa più importante. Allora, io, al di là del carattere che il collega di Flavio ha già affrontato in una settimana, dove andate a colpire, magari se avete studiato qualche video in settimana, questi pochissimi giorni, e poi un giudizio sui valori che c'è nel campionato, da sorprese, conferme e delusioni. Ma secondo me, vabbè, allora, la prima domanda è il mister ci ha già detto, insomma, dove loro hanno, insomma, sia i punti di forza sia i punti negativi, no, del Catania, dove dobbiamo andare a colpirli e dove dobbiamo stare attenti in fase non possesso. Per quanto riguarda il campionato di sorprese, io per adesso, io sono 7 anni, adesso non faccio la Serie C, nel senso non ho tanta conoscenza del campionato. Attualmente, cioè, ce l'avevo prima, che comunque l'ho sempre fatta all'inizio della mia carriera. Attualmente, vedendo queste 4 partite, ti dico che quella di domenica a me mi ha impressionato di più, penso un po', il Monopoli. Perché si vedeva che avevano dei grossi concetti di gioco e delle idee giuste. Però ripeto, è un campionato che non riesci a dire chi sarà la sorpresa, chi vince il campionato. Purtroppo adesso si è alzato il livello, cioè purtroppo è una cosa positiva, si è alzato il livello e quindi non si possono fare pronostici fino a marzo. Io ci faccio una domanda che mercoledì sera ho fatto anche a casa. Domani per la prima volta giocate in un orario, tra virgolette, solito per il campionato, ma insolito per voi. Ecco, può essere un fatto determinante sia in positivo che in negativo. Positivo non so perché c'è 40 gradi, quindi non so quanto sia positivo, però da una parte è bello pure giocare, no, di pomeriggio. È normale, comunque, tanto come per noi, anche per loro, questa diciamo problematica, giocare in un orario diverso. Comunque, a fine partita domani Me lo te dici. lo dico. L'ultima curiosità, ce l'hai un po' di Bari per il prossimo risultato che stava passando? Cioè, perché noi sappiamo che tu ti sei fare abbastanza Ma il destro non è tanto proprio, però volevo cercare a lui, infatti sì, io, no, sì. che comunque Adriano è uno che gioca molto sui cross, no? Quindi volevo cercarlo, poi conoscendolo, cercavo di andare di proposito per andare al cross, però purtroppo è andato sul secondo palo e lui stava sul primo. La prossima volta andrà meglio. Velocissima curiosità, compagno con quale vi hai regalato questo mini a caserta finora? Vabbè, Adriano già lo conoscevo, quindi non c'è bisogno. Sto sempre con Taurino io, quindi anche se lo conoscevo per una breve parentesi a Terni dove lui è stato, però sto sempre con Taurino. Il mister infatti si chiama i pugliesi perché lui è di Taranto, quindi sto Va sempre bene così, grazie.